Innanzitutto grazie all'Istituto dei Beni Culturali che ha creduto in questo progetto e ci ha dato l'opportunità di realizzarlo. Come diceva Manuela, questo progetto nasce in collaborazione dall'Archivio Storico e dal Liceo Torricelli di Faenza, indirizzo Scienze Umane. Grazie alla collaborazione della professoressa Maria Teresa Pezzi, la professoressa di lettere e di latino dei ragazzi, che ha la grande capacità di saper leggere questi documenti di epoca medievale, perché siamo partiti proprio dall'analisi di 4 volumi di condemnazione, ovvero di condanne emesse dal governatore tra il 1313 e il 1349. Quindi siamo proprio partiti da questo bene culturale, ovvero un documento di archivio del XIV secolo, per tentare di impostare insieme ai ragazzi delle classi seconde del liceo di Faenza indirizzo Scienze Umane un ragionamento che li portasse ad aumentare la loro sensibilità e la loro consapevolezza su un tema drammaticamente attuale, che è proprio quello della violenza di genere. Questo parte ovviamente dalla consapevolezza, o perlomeno dall'idea, che il patrimonio culturale sia uno straordinario strumento non solo di conoscenza ma anche di crescita. Di queste condanne ne abbiamo analizzate 4, quindi i ragazzi hanno proprio lavorato sui documenti di epoca medievale, e abbiamo analizzato questi 4 casi, che sono i casi di Maria, la cui abbiamo analizzato la condanna relativa al caso di Maria, che ha subito un tentativo di violenza, quello di Benvenuta, uccisa per mano di un marito geloso, quello di Catellina, vittima di uno stupro in seguito al quale fu costretta a prostituirsi, e quello di Santa, il cui marito, che noi abbiamo denominato il perfido Peppo, tentò di avvelenarla a più riprese mettendole del veleno nel cibo e nel vino. In seguito, dopo l'analisi di questi documenti, i ragazzi hanno fatto un importante e denso lavoro interdisciplinare, durante il quale abbiamo cercato di proporre loro altri stimoli per contestualizzare queste vicende. Quindi abbiamo fatto una interessantissima visita guidata al Museo delle Ceramiche di Faenza, soprattutto nel reparto delle ceramiche che presentavano raffigurazioni femminili, nel tentativo di sfruttare un'altra fonte oltre quella scritta, ovvero quella iconografica, e quindi tentare di dare un volto anche alle donne dei casi che abbiamo analizzato. Dopodiché è partito un denso lavoro interdisciplinare in classe e i ragazzi, insieme ai professori di storia, di lettere, di latino, di scienze umane, psicologia, diritto e religione, hanno contestualizzato la figura della donna in epoca medievale per arrivare poi a un ragionamento che li portasse all'attuale, con l'incontro con SOS Donna di Faenza, che è un'associazione che è partner del nostro progetto, che lavora sul territorio e si occupa sia di prevenzione che di accoglienza alle donne vittime di maltrattamento. Ricchi, credo, di questi stimoli, i ragazzi hanno poi rielaborato tutte queste informazioni tramite la scrittura per il cinema e per il teatro. Quindi questi 4 casi, con tutte le informazioni che i ragazzi poi hanno acquisito durante gli altri laboratori, sono stati rielaborati scrivendo, facendo di questi 4 casi 4 sceneggiature pronte per essere rappresentate. Non potendo rappresentare tutti i 4 casi in un video, perché il lavoro di ripresa cinematografica è molto lungo e impegnativo, abbiamo scelto una storia da rappresentare, ovvero quella di Santa. E la cosa che ci tengo a dire è che i ragazzi che sono stati protagonisti di questo progetto, non solo i ragazzi che hanno poi recitato per rappresentare questa sceneggiatura, perché la sceneggiatura di Santa, quella che viene appunto rappresentata, è veramente l'unione di tutti gli stimoli che i ragazzi hanno dato a noi nel comporre le altre sceneggiature. Io adesso do la parola a Nicole Linari, in rappresentanza di questi 52 studenti che hanno preso parte a questo progetto, e poi alla fine vi chiedo così l'attenzione di guardare questi 7 minuti di video. Grazie.
Per noi è stato molto importante partecipare a questo progetto, in primo luogo perché abbiamo capito meglio questo fenomeno che è appunto la violenza di genere e che è molto collegato anche alle nostre materie di indirizzo che sono appunto le scienze umane. E inoltre abbiamo avuto l'occasione di lavorare con documenti del 300 che sono quindi molto antichi e non capita tutti i giorni di poter leggere e toccare con mano appunto queste fonti. E infine ci siamo divertiti molto ad improvvisarci attori per un giorno e a capire come viene girato realmente un film. E basta. Chiara? Ci hanno chiesto di guardare queste sentenze. Possiamo cominciare da qui? Sono del XIV secolo. Leggi questa, per esempio. Domina Clara a Maxia Nicolucci, de Bagnacavallo, andò di notte presso il pollaio di Mucio Dadei contro la volontà del detto Mucio e portò via dal pollaio una certa quantità di polli nell'anno 1332, nel mese di giugno. Questa mi sembra un po' più triste. Certo Joanes viene condannato per aver investito col suo carro una bambina e non si è presentato nemmeno al processo. Invece qui dice che in nomine sancte e individuo trinitatis è un'altra condanna, vediamo di cosa si tratta. Anno millesimo, trecentesimo, trentesimo, secundo, die octavo, mensis, novembris, ego Pietro. Rector residente in Pallatio Comunis Terrae Bagnacavalli, ad Bancum Maleficiorum. Ho trovato un nome. Santa. Qui c'è scritto persona quae videbant dominam sanctam sinc infinaman et dolorantem. Io, Santa, moglie di Peppo, detto Carnuffo, sono venuta a testimoniare contro mio marito per aver tentato di avvelenarmi. Un giorno, per pranzo mi diede del cibo e delle bevande avvelenate. Aveva messo l'arsenico nella focaccia e io cominciai a vomitare e non smettevo più e pensai veramente di morire. Ma non gli bastò neanche questo. Infatti la sera stessa, mi pare, mi diede del vino e insisteva e mi diceva: bevi il vino di Creta perché è buono e fa bene. Ma io vidi che era torbido, aveva della polvere bianca e non volli berlo. Ma non furono solo queste due volte. Infatti, quello schifoso tentò di avvelenarmi un'altra volta con il miele. Ma per fortuna quella volta mia figlia riuscì a chiamare il medico. Così è andata, signor giudice. Santa aveva dei dolori, stava male. Sì, infatti era stata avvelenata tre volte dal marito Peppo. Povera Santa. Ero in casa e stavo sparecchiando e a un certo punto ho sentito degli urla che provenivano da casa di Santa e di Peppo. Allora sono corsa lì e ho trovato Santa stesa per terra in preda a dei dolori atroci. E ho pensato che stesse per morire. E qui dice che anche lo speziale del paese venne interpellato.
Sì, infatti, lo speziale affermò che quella mattina Peppo entrò nel suo negozio per comprare una dose elevata di veleno. Qui c'è anche la testimonianza del medico. Io, medico della comune di Bagnacamallo, testimonio che fui chiamato a casa di Santa perché lei soffriva di gravi dolori intestinali. In seguito, su richiesta del vicario cittadino, controllai il vino, il miele e l'oleata della quale la suddetta santa si era nutrita. All'interno del cibo e del vino riscontrai la presenza di arsenico. Tutte le testimonianze mi sembrano concordi. Santa è stata avvelenata dal marito Peppo. E dice anche che il giudice l'ha fatto pagare una multa di 1.000 bolognini, così sembra. Pongo al bando dal comune, da tutta la terra di Bagnacavallo, Peppe De Gattis, detto Carnuffo, in contumacia. Lo condanno al pagamento di 1.000 bolognini. E se Peppo verrà catturato e non pagherà, gli verrà tagliata la testa. In vigore del nostro arbitrio, secondo la forma degli statuti del detto comune di Bagnacavallo. Come? Solo una multa? Ma non doveva tagliargli la testa? Peppo era scappato. E la formula del tagliargli la testa era come un avvertimento, un formulario. Secondo me, se andiamo avanti a leggere, troviamo molte storie simili. Infatti, qua, Catellina, costretta a prostituirsi dopo aver subito violenza e per aver perduto la sua fama. Invece qui c'è la storia di Maria. Maria è stata buttata a terra e picchiata da Pietro perché l'aveva rifiutato. Sono manuali di 700 anni fa. Il tema della violenza delle donne è ancora così attuale. Guarda, questa è la storia di Benvenuta. Benvenuta è stata uccisa dal marito perché l'aveva tradito. Ringraziando ancora tutti.